Buongiorno, grazie per essere venuti. Solamente due parole di introduzione da parte mia e poi lascio la parola a chi tecnicamente presenterà il progetto. Quando il direttore generale Manuel Di Palma inaugurò questo auditorium, disse in maniera lungimirante che questa era una struttura destinata all'incontro fra banca e cultura, una struttura destinata alla comune, perché questo credo sia il luogo deputato per far incontrare la cultura con la C maiuscola, che guardi con attenzione alla creatività soprattutto e alla valorizzazione dei giovani, degli artisti, ma anche al modo di fare banca da parte della banca locale. Amiche e amici di Grottaglie in Rete, incontriamo il direttore generale della BCC di San Marzano di San Giuseppe, il dottor Emanuele Di Palma, in occasione della presentazione del bando nazionale per la sceneggiatura di un cortometraggio su storie di piccola e grande economia nella società. Un'ennesima iniziativa della BCC che ha lo scopo di favorire una chiave di lettura diversa dell'attuale situazione economico-finanziaria mondiale. L'iniziativa viene dopo altri eventi organizzati dalla BCC, l'incontro con Eugenio Benettazzo sul Funny Money, le obbligazioni del campanile che in qualche modo incidono appunto e aiutano la società civile e le iniziative. Insomma, la BCC continua a caratterizzarsi per una presenza nell'ambiente sociale molto evidente e molto costante. La domanda a questo punto è una banca davvero così diversa come racconta la pubblicità? O che cosa ci guadagna la BCC nell'avere clienti informati e preparati da questo punto di vista, sia appunto specificamente economico-finanziario che in genere come cittadini? Sì, questa iniziativa si inquadra in tutte quelle altre attività che noi svolgiamo, come appunto hai voluto ricordare, in campo sociale e essenzialmente nel tentativo di promuovere i talenti del nostro territorio. La banca non può fare appunto soltanto finanza, non può avere soltanto un ruolo di mera intermediazione finanziaria, ma deve vivere a pieno titolo il territorio in cui insiste. È ovvio che i giovani sono interessati a tante cose e quindi noi cerchiamo di far venire fuori intelligenza e anche genialità dove è possibile da tutti i settori. Questa volta, oggi, è la volta del cinema, cioè stiamo proponendo un bando nazionale dove qualunque giovane talento abbia un'idea di una sceneggiatura che abbia come contenuto una qualsiasi cosa da un punto di vista finanziario, perché no, anche ironica, anche polemica, nella sua piena libertà, la potrà presentare. Poi una commissione che sarà presieduta da un attore di livello nazionale che interpreterà il relativo cortometraggio sceglierà una di queste sceneggiature e sarà dato immediatamente inizio alla produzione di un cortometraggio che sarà presentato al Taranto Finanza Forum 1° ottobre a Taranto e poi parteciperà, se naturalmente la qualità del prodotto sarà quella che ci aspettiamo, ai vari festival nazionali e internazionali del cortometraggio, perché no, anche vincendone qualcuno. Quindi l'iniziativa vuole avere proprio questo scopo, cercare di far venire fuori talenti in tutti i settori, che noi poi partecipiamo a tante altre iniziative anche di carattere strettamente economico, cioè giovani che vogliano avere nuove attività, le finanziamo, ma anche giovani che abbiano solo delle idee, come una sceneggiatura, è giusto che possano avere le loro opportunità. Ecco, la BCC, come si evince dalle sue parole, punta molto sui giovani e ovviamente sul territorio, è di qualche giorno l'apertura della filiale di Sava, mesi fa c'è stata l'iniziativa per esempio sulla valorizzazione del pane, in qualche modo tradizioni del passato e speranze del futuro che vanno insieme, un po' come dicevamo in altre occasioni, l'idea proprio del valore in quanto tale che si trasmette e si rivaluta nel tempo. Sì, proprio questo, la valorizzazione del territorio, degli uomini e delle donne,
di questo territorio in tutte le sue sfaccettature, cioè noi non vogliamo essere monotematici, cioè seguire solo un canale, dedicarci ad esempio alla sponsorizzazione solo di una squadra sportiva e portarla in Serie A, non ci interessa questo, ci interessa invece promuovere tutte le idee, tutte le iniziative del territorio che siano meritevoli, nella speranza, nel tentativo di far emergere qualche genialità, qualche idea ottima in qualunque campo, non in un campo specifico, non dobbiamo essere noi che dobbiamo determinare dove deve venire fuori l'idea o l'intelligenza. Noi speriamo, cerchiamo di farla venire fuori, di farla venire allo scoperto e di promuoverla. Ecco, ritornando allo specifico dell'incontro di oggi, chi volesse avere maggiori informazioni su questo bando come può fare? È semplicissimo, basta collegarsi al nostro sito bccsanmarzano.it dove ci sono tutte le spiegazioni del caso, ma è molto semplice, basta avere un'idea, basta avere una sceneggiatura che sia nell'ambito appunto di un discorso di carattere finanziario e portarla alla nostra conoscenza, si parteciperà e uno di questi nuovi sceneggiatori, giovani sceneggiatori, speriamo, del territorio, vedrà la sua idea concretizzarsi in un vero cortometraggio interpretato da attori a livello nazionale e perché no potrà finalmente avere il successo che sicuramente si aspettava. Sarà un cortometraggio, una cosa bella che saranno acquistati i diritti di questo cortometraggio, perché un'altra cosa importante, bisogna fare il cinema low budget che sia o un cinema ad alto budget, però è importante che tutti debbano essere pagati, questo è il primo passo per fare una buona cultura. No, perché io mi ritrovo molte volte. Sì, perché molte volte, cioè noi dobbiamo renderci conto che abbiamo a che fare con molte volte dei giovani che darebbero tutto per fare questo lavoro. Questo è proprio il vero problema, non bisogna molte volte approfittare dell'entusiasmo, va bene, però bisogna fino a un certo punto, molti troppi se ne approfittano dell'entusiasmo che andremo al bando con questi due premi, il primo che sono diversi tra di loro, perché il primo diventerà sì il cortometraggio che a me piace definire piccolo film, qui abbiamo messo dei paletti, abbiamo fatto grazie ad un accordo con un'importante scuola di comunicazione di Roma, IED, loro metteranno a disposizione una borsa di studio, quindi individueremo una seconda sceneggiatura, a quel punto il ragazzo entro i 30 anni che verrà premiato la sua sceneggiatura potrà frequentare gratuitamente a Roma. Sì.